Conoscete il detto, la curiosità può uccidere? Certe volte è più vero di quanto pensiate. Questo è il caso della storia di oggi, 1981. Un gruppo di ragazzi decide di fare una vacanza in montagna, ma il loro ficcanasare gli costerà molto caro. In questo gruppo c'è una ragazza molto sfrontata e sfacciata che, girando per la cantina, ritrova un antico libro. Per loro sfortuna si trattava Del libro dei morti. e quando inizia a leggerne alcuni passi apparentemente confusionari ed innocenti, risveglia un antico male che andrà a distruggere e corrompere ognuno di loro. Ed il regista corrotto insegue febbrilmente con la camera i protagonisti, quasi come se fosse il demonio in persona ad inseguirli con la cinepresa per poi possedirli. Riusciranno a sopravvivere senza sacrificare la loro sanità mentale o verranno distrutti dal malvagio? Alla volta. Lascio a voi scoprire la verità, se ne avete il coraggio, ovviamente. Ed anche per oggi ho finito. Vi auguro un terribile proseguimento. E nel caso stesse progettando un weekend fuori porta, vi consiglio le baite di montagna. In questo periodo sono Terribilmente perfette.